questo pomeriggio con Henry De Luca a Torre Annunziata, al Tribunale di Torre Annunziata, nell'aula Giancarlo Siani, a presentare l'ultimo libro. Beh, sono stato invitato in un'aula di tribunale, per fortuna come portatore di parola e non come incriminato, e quindi mi trovo volentieri in questo invito. Riconosco anche un gesto di solidarietà da parte di questo settore della magistratura napoletana che ha deciso di stare dalla mia parte in questa vicenda che mi riguarda. La parola contraria di che cosa tratta? La parola contraria è il mio atto di demolizione dell'accusa per la quale sono incriminato, cioè di avere con delle mie parole istigato a commettere dei reati. Questo titolo di accusa, che proviene dritto dritto dal codice Rocco fascista, è la prima volta che viene impiegato contro uno scrittore, e attraverso questa mia difesa voglio sperare che sia anche l'ultima volta che venga adoperato questo reato per incriminare uno scrittore. È pericoloso se in Italia passa la possibilità che i giornalisti, gli scrittori possono essere incriminati per parole che dicono a sostegno o contro qualche iniziativa politica? Sono pericolose le repressioni del diritto di parola, anche perché noi proveniamo da un diritto di parola scritto da dei padri costituenti che lo hanno subito nella loro biografia e nella loro vita, la repressione del diritto di parola sotto la dittatura, e quindi hanno scritto nel loro articolo 21 della Costituzione la più forte garanzia di libertà di espressione per noi italiani, per noi eredi di questa carta costituzionale. E quindi è pericoloso intaccare questa nobiltà di origine del diritto di parola. Lei viene a parlare di libertà di parola nell'aula Giancarlo Siani, un giornalista ucciso proprio perché stava facendo il suo lavoro, perché stava parlando, perché stava scrivendo. Sì, stava scrivendo proprio di Torre Annunziata, di quello che succedeva qui. Ho avuto l'occasione di conoscerlo, Giancarlo Siani, negli anni 80-81. Io mandavo delle corrispondenze da Napoli al giornale Lotta Continua, e lui scriveva senza potersi firmare per il Mattino. Era una persona che prendeva sul serio il suo impegno, la sua professione, e aveva un coraggio fisico assoluto, di quelli che sono doti di natura, non vengono nemmeno dalla convinzione.